proprio il caso di dire una domenica tutta corsa, grazie al sole che scalda i presenti e il giusto spirito, quello di Gazzetta Ron. Vivere lo sport non solo come momento di espressione agonistica, ma anche come occasione per stare insieme e rilassarsi. Correre diventa quindi possibile per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ben 21.097 chilometri disegnati nel centro cittadino e sul lungomare di Rimini, con un passaggio anche all'interno dell'aeroporto per i corridori più esperti, in questa 26esima edizione dell'Astra Rimini. Tanti atleti, famiglie, spettatori e turisti in delirio in piazza Cavour per gli ospiti della premiazione, oltre all'attesissimo Marco Carta, Yuri Chechi e Antonio Rossi. Ecco alcune immagini della manifestazione e l'intervista al ginnasta Yuri Chechi e al campione di canoa Antonio Rossi. Viene a scrivere il suo nome per la prima volta nell'Albo d'Oro della Astra Rimini, 26esima edizione. Viene dal Marocco, reduce dalla vittoria alla Half Marathon di Ferrara. Difende i colori del Marocco, Tufik El Haroumi! Primo classificato e viene premiato con la maglia rosa che manca da Enrico Musso, responsabile di Gazzetta Run. Donatella Turci, assessore sport e Rimini, che consegna un paio di scarpe Reebok. Prego, prego, la faccio raggiungere di là. E ovviamente la medaglia d'oro consegnata dal testimonial ufficiale di Gazzetta Run 2009, Yuri Chechi. Ed eccoci con il testimone della giornata, Yuri Chechi, qui per l'Astra Rimini e Gazzetta Run. È una manifestazione molto bella, questa è la seconda tappa, tante persone, tanta voglia di vivere la città in maniera diversa, correndo, che è una bella cosa per stare un po' in forma, e quindi davvero una bella giornata, poi c'è il sole, e Rimini è meraviglioso. Sei un campione, hai stravinto in tutti i campi, quali sono i sogni per il futuro? Ma rimanere sempre nel mondo dello sport, è una grande passione. Chiaramente non faccio più le gare, però mi piace rimanere nello sport e in questa manifestazione, per esempio, è un modo proprio per rimanere in un ambiente che amo molto. A Rimini di passaggio o comunque pensi di tornarci? Allora, a Rimini sono per Gazzetta Run, anche per cioè questa meravigliosa fiera del wellness. Andrò a fare un salto lì perché collaboro con alcune aziende, ma diciamo purtroppo di passaggio. Vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Radio Bruno? A tutti gli amici di Radio Bruno. A presto, ci risentiamo, ciao. Grazie. Antonio Rossi a Rimini per la Fiera del Wellness e anche per l'Astra Rimini. Esatto, una bella manifestazione, una giornata di sport, 21 chilometri la mezza maratona, quella competitiva, e invece l'altra con i bambini, molto bella. Insomma, penso che sia molto importante organizzare anche queste giornate dove si può insegnare ai giovani che lo sport è bello, è passione, divertimento e insomma fa bene. L'anno prossimo ci saranno i mondiali, nel 2012 ci saranno le Olimpiadi. Tu conti di tornare in acqua? A metà agosto ci saranno i mondiali in Canada ed è già un primo appuntamento importante. Beh, ovvio ci sono i giochi di Mediterraneo a Pescara, quindi insomma anche quello è un evento importante. Anno per anno deciderò se andare avanti o meno, insomma ho 40 anni ed è difficile fare dei programmi a lunga scadenza, quindi vedo molto lontana Londra adesso, anche il 2012 poi è qua dietro l'angolo, però per il momento lo vedo molto lontano. Al di là dello sport, progetti per il futuro? Mi voglio sposare, no scherzo, sono già sposato, ops, no, ovviamente... io faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, quindi mi piacerebbe rimanere nell'ambito dello sport, quindi non tanto come allenatore ma più come dirigente. Credo che anche l'esperienza in giunta CONI mi stia aiutando tantissimo ad acquisire quell'esperienza che poi mi sarà utile quando smetto. Vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Radio Bruno? Come no, a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Bruno un grande saluto, un grande ciao da Antonio Rossi. Grazie.